Nuovo appuntamento con le videoricette del Messaggero Veneto. Questa volta non sono in una cucina di un ristorante, ma da una chef a domicilio. Clara Zamparo, che, se vogliamo dirla tutta, è un'olimpionica della cucina perché ha vinto una medaglia d'oro recentemente. Dove, come, quando? Allora, fine novembre 2018, Mondiali di cucina in Lussemburgo, la World Cup Culinary Artist, che è una competizione a livello mondiale. Io ho presentato due opere di cucina artistica e ho vinto medaglia d'oro e medaglia d'argento. Ecco, Bravissima, grazie. complimenti. Allora, Clara, oggi per i nostri lettori presenta che cosa? Presentiamo un filettino di manzo bardato con pancetta affumicata e un'insalatina di cime di rapa e pomodoro camone con alcune piccole note che richiamano gli ingredienti invernali, quindi come un radicchio rosso, come anche un pane un po' particolare, ma vedremo il tutto nel dettaglio tra poco. Benissimo, e allora adesso noi ti seguiamo nella confezione di questo piatto. Ecco, dunque. Partiamo con gli ingredienti. Abbiamo filetto di manzo, che è stato parato, lavorato e in maniera molto semplice. Abbiamo circa 120 grammi come porzione. La pancetta, che è una pancetta stesa, leggermente affumicata, saporita ed è una pancetta nostrana. Iniziamo con questa preparazione del filetto. Prendiamo la nostra pancetta. La stendiamo sul tagliere creando, diciamo, l'altezza del bordo del filetto. Prendiamo il nostro filetto, andiamo a rotolarlo. Chiaramente le fettine sono un po' più piccole, quindi noi poi procediamo ad assemblare le altre fette in maniera da creare proprio una bordura su tutto il filetto, anche abbondando un pochino, perché poi in questa cottura noi non andremo a mettere sale nella carne. Utilizziamo i sapori e gli umori degli ingredienti che stiamo mettendo per la preparazione e poi andremo a sfruttare proprio la sapidità della pancetta, il suo sapore leggermente affumicato. Anche il grasso che rilascia poi la pancetta, quindi avremo due consistenze, la morbidezza data dal grasso della pancetta e poi la sua sapidità. Abbiamo il nostro filetto così bardato che è pronto per essere cotto. Non serve legarlo, non serve mettergli spaghi attorno perché comunque quando poi per effetto del calore si cucina non abbiamo nessun problema che la pancetta possa staccarsi dal filetto. Direi che intanto questa preparazione ci basta così, la pancetta che ci rimane la teniamo da parte per magari qualche altro piatto che vogliamo fare. Procediamo a prepararci quelli che sono i vegetali di complemento al piatto. Quindi abbiamo del pomodoro camone, bello paccuto, che adesso si trova praticamente ovunque, no? È un pomodoro che ha un'acidità leggermente più alta rispetto agli altri, però una consistenza, una compattezza della carne e della polpa veramente molto interessante. Andiamo a tagliare degli spicchietti, priviamo dei semi, li lasciamo la buccia perché comunque è molto gradevole, non è eccessivamente fastidiosa al palato. Direi che quattro faldine sono sufficienti per quello che dobbiamo Quindi fare. un pomodoro è sufficiente per questo. Sì, cerchiamo sempre di E equilibrare non le eccedere con quantità un ingrediente rispetto esatto, all'altro. nei piatti, perché altrimenti rischiamo di avere un piatto troppo pieno con troppe cose e diamo anche confusione a quella che può Forse anche con essere. un sapore che domina sugli altri. Invece, Sì, esatto. credo che tu vuoi dare un equilibrio di tutti i sapori che hai Esattamente. qui messo. Sì, esattamente. Abbiamo le cime di rapa che sono state precedentemente sbollentate. Anche qui, passaggio veramente molto semplice, acqua bollente, mettiamo una piccola punta di zucchero nell'acqua per mantenere il colore. Io preferisco usare lo zucchero piuttosto che il bicarbonato perché il bicarbonato magari mi rovina anche il vegetale che vado a cuocere.
2 minuti massimo di sbollentatura. Scolo e raffreddo subito sotto l'acqua fredda. Anche qui ne abbiamo in abbondanza, ma queste le condiremo un po' all'agro, quindi non verranno ripassate in padella come magari la tradizione anche vuole. Abbiamo come ultimo vegetale un cuore di radicchio rosso di Chioggia. Anche questo di stagione si trova ed è molto interessante abbinarlo a piatti di carne o di pesce, si sposa benissimo con anche formaggi se lo cuciniamo. In questo caso noi lo lavoriamo sempre crudo con le cime, quindi avremo consistenze anche in bocca diverse. Ecco, anche qua ci basta mezzo cuoricino, se possiamo Sì, dire così. sì, sì, sì. Ecco qui. E poi in ultimo vedremo il condimento, quindi delle sfere di aceto balsamico e dei caperi che anche qua ci danno la sapidità. Come prima preparazione, ora prima di iniziare a scottare la carne, prendiamo questo zoccoletto di pane. Questo è un pane che ho fatto io, base farina di mais e farina 00. Con percentuale di Manitoba, è un pane giallo perché all'interno c'è della curcuma e del curry, fichi secchi, uvetta, noci, semi di girasole e una percentuale di burro abbastanza alta perché fa parte un po' dei pani cosiddetti pan brioche, quindi Si diventa quasi un pane dolce. diventa quasi un pane dolce. E io voglio prendere solo la parte bassa del mio, diciamo, zoccoletto, quindi si vede proprio l'albicocca secca, anche l'uvetta ed è interessante, e andrò a appena scaldarlo nella pentola, nel tegame, per poi utilizzarlo come crostino d'accompagnamento al nostro filetto. Quindi iniziamo, accendiamo la piastra, ecco qui. Scaldiamo il tegame, la pentola, però cerchiamo di non avere una pentola troppo rovente perché altrimenti la prima cosa che succede è una bruciacchiatura della carne che me la può rendere troppo amara anche. Quindi cerchiamo di lavorare in maniera ottimale anche Quindi qui vedo che l'ha per. impostato a 140 gradi. Sì, la piastra a 140 gradi, ma La risposta fondamentalmente sarà inferiore. sì, queste pentole hanno anche uno spessore un pochino consistente, più Sì. alto, quindi magari sta un po' di più a scaldarsi, però non è eccessivamente rovente. Metterò appena un filo d'olio sulla carne, solo per aiutare a fare in modo che mi si rosoli bene. Poi chiaramente utilizziamo il grasso che la pancetta ci manda. Certo. Vado. Ecco, credo che un elemento importante anche per chi ci segue è la tempistica di cottura. Sì, esatto. Allora, circa 3-4 minuti per lato per avere una cottura al sangue che rimanga bello, insomma, all'interno E se la vogliamo gradevole. media come preferisco io, ad Beh, un esempio. po' di più. Diciamo che stai dicendo un sacrilegio per chi è amante della carne, perché filetto, come in questo caso abbiamo varietà irlandese, quindi una carne importante, una carne saporita, anche una carne che non rilascia eccessivamente sangue se trattata bene. Cosa vuol dire? Che io preparo la carne, la lascio riposare o comunque una volta parata la metto in abbattitore per poterla poi mettere via sotto vuoto e quindi ho un filetto che non mi rilascia carne. Una volta che è tra l'altro scottato e rosolato, lo lasciamo riposare un momento a parte prima di completare il piatto. Allora, vado a controllare la cottura. Abbiamo messo
il filetto in tegame, lo stiamo facendo rosolare. Ecco, questo suono che si sente mi fa felice perché la pentola è calda, la carne cucina in maniera quasi sinfonica, se possiamo dire E la così, pancetta no? rilascia quel grasso, Esatto, quella cosa che vediamo poi è proprio utile alla cottura. esattamente. Poi andrò a rosolare leggermente la parte della pancetta per croccantizzarla, per renderla più anche gradevole. Ho messo sopra un rametto di rosmarino e io preferisco appoggiarlo sopra la carne piuttosto che bruciarlo o farlo scaldare troppo con la pentola, perché abbiamo una cottura che comunque è un po', insomma, richiede un paio di minuti. Ecco, noi finiamo adesso la nostra cottura. Nel frattempo che continua a cucinare, ecco, la reazione di rosolatura, cosiddetta reazione di Maillard, è perfetta, che c'è la caramellizzazione degli zuccheri della carne, quindi è interessante. Lo lasciamo che continui la cottura. Intanto ci prepariamo il contorno, quindi condiamo le cimette col pomodoro, il radicchio. Allora, cimette di rapa, come abbiamo detto precedentemente, sbollentate. Radicchio rosso di chioggia, lo inseriamo, tagliato proprio il cuoricino, quindi è uno spicchietto, una cosa molto, molto carina anche da vedere. La falda del pomodoro la andiamo a dividere ancora a metà, per, o in tre anche, giusto per renderla anche qui più gradevole. Ecco, anche qua è già comunque una bella porzione interessante di, come contorno. E anche si Certo. mangia l'antipasto, il primo. Questo sempre nell'ambito di un pranzo, come preparo io in casa privata, quindi è sempre un servizio di ristorazione, di alta cucina, se vogliamo. In casa è proprio il ristorante che viene a casa tua in un certo Certo, modo. certo, certo. E la cosa bella è proprio vedere le persone che si incuriosiscono a interagire, a vedere, a capire le varie cose, no? Mettiamo adesso, abbiamo messo poco sale, pepe perché pepe a mulinello ci dà un profumo in più, un goccino d'olio, non esageriamo con i condimenti sempre. Andiamo a condire le nostre verdure, giriamo il nostro filetto, lo lasciamo continuare con questa cottura molto, molto leggera, no? Molto, comunque non aggiungiamo altri condimenti, potremmo lucidarlo con un fiocchetto di burro, eventualmente se volessimo anche poi sfumarlo con del vino, ma in questo caso non voglio mettergli salse, non voglio appesantirlo Sì, di più. eccedere con cose esterne, perché poi Esatto, magari lo esatto. A volte si stesso pensa, sapore della carne verrebbe meno, no? sì, uniremo una parte morbida che sono delle cipolline, che anche qui le abbiamo cotte precedentemente, leggermente addolcite, che ci, diciamo, ci richiamano poi anche la parte dolce dell'aceto balsamico. Ecco, allora, queste sono ancora calde. Nel frattempo nella pentola mettiamo anche il nostro zoccoletto di Di pane. pane. Ora, assieme alla nostra insalatina, aggiungiamo giusto 3 caperini, 4, dai, no, abbondiamo. Sono semplici capperi in salamoia lasciati asciugare. Ecco, questo qui sarà il nostro condimento principale. Perle di aceto balsamico nere con aceto balsamico proprio in purezza, che si trovano chiaramente, ma si possono anche fare con delle tecniche, con varie sostanze come l'alginato o altre preparazioni. Noi le prendiamo già È fatte, più è più comodo. comodo, ecco, e quindi possiamo iniziare a impiattare. Iniziamo con le nostre verdure. Cerchiamo di essere sempre eleganti nel modo di
mettere le verdure. Anche l'occhio vuole la sua parte, quindi insomma Senza dubbio. è importante creare qualcosa di interessante, di bello, di stimolante per la vista. Intanto giriamo anche il nostro zoccoletto, ecco, si sta dorando ed è morbidissimo. Eccoci qua, il nostro filetto è pronto, arrostito. Ora noi spegniamo la piastra, così rimane. Finiamo di mettere le nostre verdure. Ecco qua i capperini. Direi che è sufficiente così. Ora prendiamo una carta, utilizziamo lo stesso piattino, puliamo solo un attimo dell'olio che abbiamo usato prima, appoggiamo un'altra cartina, così andiamo a togliere il nostro filetto, lo asciughiamo un Ecco, in questo modo attimo. assorbe anche un po' del grasso Sì, esatto, prodotto, esattamente, lo lasciamo che riposi sì, un attimino, insomma, se dobbiamo ripassarlo poi magari in forno oppure vogliamo scottarli precedentemente, dopo riprenderli prima dell'utilizzo, è sempre, diciamo, meglio lasciarli riposare. Noi abbiamo un po' accelerato Beh, certo. questo passo, lo asciughiamo leggermente, ecco qui, vado a prendere il mio filetto, tolgo la carta, lo appoggio sopra il mio zoccoletto di pane e le perle di aceto balsamico vado a disporle nel piatto, ecco, con qualche goccia di aceto nel piatto. Ecco, non sul filetto perché è bello che venga poi assaggiato con il tutto. Ultima cosa, la cipollina che vado a prenderne due, metterò un po' del suo condimento sopra. Direi che non ci resta che Il assaggiare. piatto è pronto, Il piatto è pronto. bellissimo da vedere, lo alziamo un attimo, bellissimo da Eccoci vedere, qua. un ottimo risultato e ora tocca a voi. Buon appetito!